lanciata, e l'ho lanciato anche perché lo ha detto lo stesso Grillo, facendo un riferimento a Vendola e ai rapporti con la Marcegaglia. Noi siamo andati in Puglia, c'è andata Monica Raucci, e questo reportage vi racconta alcune cose che poi commenteremo con gli ospiti, perché a questo punto la proiezione finisce, ma voi fate parte ugualmente del dibattito. Per conoscere l'impero della Marcegaglia in Puglia bisogna seguire l'odore dei rifiuti. E il nome Cogeam, un consorzio di cui la Marcegaglia S.P.A. ha il 51% e che ha vinto la maggior parte degli appalti pubblici. Solo nell'Eccese la Cogeam è praticamente ovunque. Cogeam la discarica del comune di Poggiardo. Cogeam la discarica del comune di Cavallino. E poi, sempre Cogeam, c'è la cava dove dovrebbe andare la discarica di Corigliano d'Otranto. Queste persone sono di cittadinanza attiva e da anni si battono perché la discarica non venga aperta. Sentite infatti dove è stata costruita. Quello che c'è sotto è il bacino dell'acqua potabile dell'intero territorio salentino. Che è lo stesso dell'acquedotto? È lo stesso dove l'acquedotto pugliese preleva, attinge l'acqua che beviamo noi tutti. È una fonte di vita. Intervengo perché sono geologo. Questo lago in realtà è una falda, è ospitata in delle rocce che abbiamo sotto i nostri piedi, si chiamano calcari. Sono delle rocce fratturate, quindi sono permeabili. Se ci dovesse essere la perdita di percolato, andrebbe a finire in falda, sicuramente. Finirebbe nella falda. La Cogeam si sarebbe resa disponibile anche a ridurre l'impatto inquinante dei rifiuti e ricorda che è la regione ad aver identificato il sito. Rimane il fatto che a Corigliano d'Otranto vogliano aprire una discarica sopra il più grande bacino idrico della Puglia. Qui invece siamo a Spinazzola, a pochi chilometri da Barletta, e anche qui, in una cava già scavata, la Cogeam vuole aprire una discarica. Non si è tenuto conto alla presenza di corsi d'acqua. Ma di superficie. Questo corso d'acqua qua, questo canale d'acqua può finire nella nuova discarica? Questo non può finire, finisce nella nuova discarica. Quelle pareti sono umide perché l'acqua è entrata da dentro la cava. E questo significa che se qua ci fossero i rifiuti sarebbero immersi nell'acqua. Per evitare che quell'acqua entri, o vanno a cementificare tutto. Ma come vediamo di fronte lì, noi abbiamo le grotte. Le grotte di cui parla Cosimo sono queste qui. Sono delle grotte naturali medievali. L'aria ne è piena. Ma tutta la zona però è antichissima. A pochi metri dalla discarica, qualche anno fa, è stata scoperta una parte di un sito neolitico. Queste sono alcune immagini degli scavi. Però poi i fondi sono finiti e hanno dovuto ricoprire tutto. Cioè, dove sta il sito neolitico? Proprio qua sopra? Là sopra, quindi buone parole, questa discarica sarebbe a 40-50 metri dal sito neolitico e a 100 metri da una masseria templare. La discarica di Spinazzola verrà gestita, come molte altre in Puglia, dalla Cogeam, assieme però a un'altra società, la Tradeco. Ma chi c'è dietro la Tradeco, con cui fa affari Marcegaglia S.P.A.? Il patron della Tradeco si chiama Carlo Dante Columella. Finito più volte nel mirino della magistratura, nel 2011 viene condannato in secondo grado a 1 anno e 6 mesi per una brutta storia di conferimento abusivo di rifiuti speciali. Ma la famiglia Columella smaltisce anche i rifiuti ospedalieri e finisce nell'inchiesta della Sanitopoli pugliese. Secondo gli inquirenti, Columella ottenevano appalti e favori dall'ex assessore e senatore Alberto Tedesco e in cambio portavano voti. La Cogeam della Marcegaglia, assieme alla Tradeco, non gestisce solo la discarica di Spinazzola, ma ha vinto altre due gare pubbliche e tutti i contratti sono firmati Niki Vendola. Stiamo facendo un servizio sul business dei rifiuti in Puglia. Sul business dei rifiuti in Puglia, sui suoi impianti in Puglia. Possiamo farle un paio di domande? Non siamo qui per questo. Solo un paio. In un'altra occasione, magari se chiama. Ma ce la rilascia un'intervista da qui a venerdì? Ci chiama. Lo prometti? Chiama. Chiami l'ufficio. Ti promette che ci fa un'intervista? Presidente, sui rifiuti? Ce lo promette? Chiami l'ufficio stampa e confidenza, campale con me. Nonostante la promessa, il suo ufficio stampa non ci rilascia l'intervista. Ci manda però una mail. Nel consiglio d'amministrazione della Cogeam scrive: non ci sono familiari della Marcegaglia, per cui la presidente di quello che fa la Cogeam non sa nulla. Una risposta un po' curiosa. Pur avendo il 51% della Cogeam, la Marcegaglia non è tenuta a sapere con chi fa affari. D'altronde, l'ultima volta che un giornalista, Giacomo Amatori di Panorama, aveva provato a chiedere un'intervista all'ufficio stampa della Marcegaglia su questi argomenti, era finita così. Esca fuori il nome Marcegaglia da stare cinta, dai, ti prego, non devi nemmeno prendere una nota, ma che spiccato non è tanto i tuoi, aspetta,
ci hanno rotto i coglioni noi al governo, cioè capisci, cioè come Confindustria. Il potere ha sto vizio, che quando non gli piacciono le domande non rispondono.